Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un piccolo podcast dove finalmente posso darvi buone notizie. Ci è voluto del tempo, ci è voluto tanta fatica e patimenti, ma alla fine, grazie al cielo, abbiamo buone notizie. E io partirei subitissimo con le buone notizie. Ce l'ho fatta. Sapevo che sarebbe stato difficile, ma sapevo anche che in un modo o nell'altro ce l'avrei fatta a tirare giù quella benedettissima antenna dal tetto. Sono riuscito a montarla nella parete di casa, sotto la finestra della camera da letto, che è il punto più alto che ho accessibile a casa e che mi permette comunque di avere un segnale decente, ma anche di poter mettere mano nell'antenna. Quindi missione compiuta, è stata veramente un'odissea che non vi immaginate, perché un po' ve l'ho descritto nel precedente podcast che ho fatto un po' di tempo fa, ma poi ci sono state tante altre vicissitudini, tante altre cose che adesso non sto ad annoiarvi raccontandovele, perché sostanzialmente il succo è che ce l'abbiamo fatta e questo è quello che conta. Quindi, di che cosa parleremo in questo podcast? Innanzitutto, prima di iniziare, ci tengo veramente tanto, di nuovo, perché davvero questo è importante per tutti, riguarda tutti, a ringraziare di nuovo e con tutto il cuore tutti i Patreon che hanno supportato il canale in questo periodo di pausa. E lo so, vi sembrerà, minchia, adesso il Cencio fa leccatona di culo. No, cioè, sul serio, io questa cosa la dico con estrema sincerità, è davvero sentita, perché non potete immaginarvi quanto mi è costata tutta questa vicenda, veramente quanto mi è costata, perché tra le attrezzature nuove che ho dovuto comprare, che costano veramente l'ira di Dio queste robe, ma non si parla di 200-300 euro, si parla di centinaia e centinaia di euro, credo di aver sforato tranquillamente il migliaio di euro, più tutti gli interventi dei vari tecnici che ho dovuto chiamare, ogni volta si parla di circa un centinaio di euro a chiamata. Cioè, vi giuro, mi è partito una quantità tale di soldi che se io non avessi avuto il supporto dei Patreon non avrei mai fatto questa roba. Perché? Perché se l'avessi dovuto fare per me, Non avrei mai speso tutti questi soldi in questo setup che ho adesso, che mi permette di avere una linea tale da caricare i video su internet anche non essendo in una zona urbana e non avendo una fibra. Come vi dicevo poco fa, si parla di veramente tanti soldi che per me non avrei mai speso. Cioè, io mi sarei accontentato di qualcosa di veramente più inferiore e pessimo, che basta che insomma mi permette di avere una connessione online e fare giusto le mie cose importanti online, e pazienza per YouTube sarebbe stato a quel momento, perché veramente non ci vai a investire una cifra del genere in questa roba. Ma veramente grazie al supporto che i Patreon hanno dato ogni mese, io sono riuscito ad utilizzare quei soldi per fare tutto il casino e l'ambaradam che ho fatto per poter ritornare a fare video. Quindi ecco perché questa cosa, dicevo, riguarda tutti, non è solo una leccata di culo ai Patreon. Questo riguarda tutti, perché se da ora in poi voi potrete ritornare a vedere i video sul canale, tutti quanti voi che state guardando questo podcast e che guarderete video futuri dovete ringraziare proprio i Patreon, perché se non fosse stato per loro, vi giuro, io non ce l'avrei mai fatta, perché già avevo le mie spese, capite bene, casa nuova, tutte le cose, cioè non sarei mai andato, come vi dicevo, a spendere tutta sta valanga di soldi in quella roba lì. Quindi di nuovo io ringrazio personalmente tutti i Patreon fissi, sto parlando di Paolino, sto parlando di Vittorio, sto parlando di Milons, sto parlando di Pigro98, di Riccio Mary, di Gedesired, che non so mai se leggo il tuo nome bene o no, però io lo leggo sempre Gedesired, di Brigitte e il The Dude, che sono veramente integerrimi e sono qui a supportare il canale proprio brutalmente da sempre, proprio da sempre. Io non so cosa dire, veramente, sono grazie, ve lo dico a nome mio, e vi dico anche un grazie a nome di tutti gli altri iscritti al canale che per un motivo o per un altro non possono supportare il canale con Patreon,
e grazie a voi potranno continuare a vedere i video. Io veramente, ragazzi, non so che dire, veramente, boh, grazie. E questo era importante, perché davvero, se sta roba se può fa, grazie a loro. E quindi mi sembra giusto dirlo, perché io da solo non ce l'avrei mai fatta a risolvere a livello economico questa situazione, visto la spesa che mi ha portato. E loro hanno influito veramente tanto, perché hanno coperto veramente una grossa percentuale, una grossa porzione delle spese. Quindi questo era importantissimo e ci tenevo a dirlo fin da subito. Ora, arriviamo a quello che tutti volete sentire. Anche questo lo dovevate voler sentire, perché, ripeto, è importante anche per voi, perché senza di questo niente video. Ma voi volete sapere quando si riprende a fare video? Si riprende prestissimo, io sto veramente ultimando le ultime cavolatine, le ultime piccolezze, e poi riprendo a manetta a sfornarvi The Walking Dead, che l'abbiamo lasciato interrotto purtroppo quando c'è stato il trasloco e tutte le varie faccendole che si sono susseguite, e riprenderemo subito con la pubblicazione di The Walking Dead e andremo avanti con la pubblicazione esclusiva di The Walking Dead per un po'. Quindi non si aggiungerà una nuova serie nei primissimi giorni. Perché? Perché purtroppo qui tra un casino e l'altro siamo slittati fino a fine settembre, tra poco è ottobre, e sapete bene che nel mio canale è tradizione ad ottobre portare una serie horror, quindi è inutile per me iniziarne una adesso, che so che non riuscirei mai a finire in pochi giorni, per poi dover far subentrare quella horror. Quindi rinizieremo con The Walking Dead, andremo avanti con The Walking Dead, e una volta entrati in ottobre bello pieno, io mi porto avanti anche un po' nelle registrazioni, magari inizieremo con una nuova serie horror. Parliamo della programmazione. Come ho intenzione di gestire la programmazione? Beh, il mio obiettivo in realtà sarebbe quello di continuare come prima, ovvero la programmazione che avete sempre visto sul canale. Due video al giorno pubblicati, uno alle 14.30, uno alle 15, quindi con mezz'ora di intervallo, tutti i giorni della settimana tranne la domenica e il lunedì. Il sabato, se riesco, lo pubblico, se non riesco non lo pubblico, come ho sempre fatto fino ad ora. Questo sarebbe il mio obiettivo. Vorrei riprendere e continuare questa marcia, diciamo, ma c'è un ma, e beh, questo è il motivo per cui ve lo spiego. So di non riuscire adesso a mantenere questo ritmo, perché? E questo è importante, voglio spiegarvi il perché. Non perché non ne ho voglia, perché fosse per me io lo farei super volentieri e senza problemi, ma perché finora potevo mantenere quel ritmo grazie alla fibra ottica. Ovviamente a volte avete visto, questo ormai chi segue il canale da tempo lo sa, sono una persona, mettiamola così, con una vita complicata, ok? Quindi spesso ho imprevisti o impegni che mi impediscono proprio di avere il tempo o le forze mentali da dedicare a YouTube. Quindi è sempre capitato che, malgrado pubblicassi due video al giorno tutti i giorni della settimana tranne il fine settimana e il lunedì, che magari un giovedì non pubblicavo niente, no? Che un giorno c'era un buco, che un giorno c'era un video solo. Questa cosa è sempre capitato, però per fortuna capitava abbastanza raramente, riuscivo ad avere una continuità decente, mettiamola così. Non la definirei buona, perché io e la continuità siamo due cose completamente opposte, ma decente, ripeto, non perché non ne avessi voglia, anche questo ci tengo sempre a sottolinearlo, è sempre perché c'ho una vita complicata, ragazzi, lo devo ripetere, quindi mi succede sempre mille cose, ho sempre mille cose da risolvere, mille pensieri, mille beghe, a volte proprio, vi giuro, non c'hai la testa per star dietro ai video, no? Perché soprattutto quando si fanno i video su YouTube sono cose che rimangono, io questa cosa la ripeterò sempre. Io faccio un video su YouTube che voi magari guardate e non ricagherete più per il resto della vostra vita, ma in realtà quel video rimane lì per anni,
si spera per sempre, si spera, io lo spero che i miei video rimangano qua per sempre, ma non è detto. Comunque vada, rimangono lì per anni, quindi io creo un qualcosa che rimane lì visibile per anni, e io vorrei che quel qualcosa che creo e che rimane visibile per anni sia, non vi dico di ottima qualità, perché so di avere i miei limiti, so di non essere un fenomeno, so di non essere un professionista, ma quantomeno di essere decente, ok? Di essere un qualcosa di godibile, o comunque di una qualità che a me risulta accettabile, sufficiente. Il punto è che se io ho i miei cazzi per la testa, se ho le palle girate, se sono stanco morto, se sono stressatissimo, non riesco a fornire quella qualità, non ce la posso fare, perché quando si fa un video di gameplay non è che si gioca semplicemente e si registra quello che si sta giocando, non è così semplice, si deve tenere un determinato ritmo, si deve parlare in una determinata maniera, si deve pensare bene a quello che si fa e quello che si dice, è un qualcosa che comunque tu devi fare con attenzione e concentrazione, soprattutto che ti devi impegnare a farlo, perché non è semplicemente, come vi dicevo, giocare e registrare mentre si gioca. Quando si è arrabbiati, quando si è stressati, quando si è stanchi, quando si è tristi, quando si è comunque in uno stato d'animo non ottimale, non lo si fa bene. Soprattutto se non si recita un personaggio come faccio io. Molte persone su YouTube hanno questo, tra virgolette, vantaggio di recitare un personaggio, cioè di avere una persona virtuale che portano su YouTube con un carattere diverso da quello personale, con un modo di fare diverso da quello personale, ti porta appunto a recitare un personaggio. Questa cosa è più semplice da fare quando hai degli stati d'animo alterati, no? Perché non sei te stesso, tu non ti comporti come ti comporti normalmente, tu ti comporti come si comporta quel personaggio, quindi aiuta molto per quelle 2-3 ore a mascherare il proprio essere, a mascherare il proprio stato d'animo e a comportarsi come si comporterebbe quel personaggio. Certo, non sempre è possibile, ma ve lo assicuro, è molto 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 più facile. Quando invece si fa come me, ovvero io non recito nessun personaggio, il Cencio non è un personaggio che mi sono inventato con il suo carattere, con le sue paure, con le sue passioni, con le sue debolezze, il Cencio sono io. Cioè, il Cencio è il mio vero soprannome con cui mi chiamano tutti, ma davvero tutti, da quando sono nato. Voi pensate che questo soprannome mi è stato dato proprio nel momento in cui sono nato, perché mia mamma in ospedale mi teneva in braccio quando sono arrivati tutti gli amici di famiglia a visitare mia mamma, a fargli gli auguri, insomma, perché il parto era andato bene e tutto, e c'ero io in braccio a lei con un fazzolettino in mano che lo strofinavo. Io mi tenevo sempre questo fazzolettino in mano e lo strofinavo sempre. Io sono andato avanti con questa roba fino ai 4 anni circa, poi da lì ho smesso perché ovviamente mi hanno educato a smettere, come si fa con i bambini che pocciano il ciuccio, no? Io non ho mai voluto il ciuccio, ma mai. Mia mamma ha provato varie volte quando ero piccola a mettermelo in bocca, io il ciuccio lo risputavo, proprio mi faceva schifo, non volevo il ciuccio. A me mi dava il mio fazzolettino e io ero il bimbo più felice del mondo con il mio fazzolettino che me lo strofinavo, soprattutto se era di seta, adoravo i fazzolettini di seta. Fatto sta che gli amici di famiglia, quando sono arrivati lì, mi hanno visto con questo fazzolettino, avevo sempre questo fazzolettino in toscano. In dialetto toscano il fazzoletto si chiama cencio, il cencino, e quindi iniziarono fin da piccolo a chiamarmi cencino, perché ero piccolo piccolo piccolo. Crescendo sono diventato bello grande e non ero più ino, non ero più un cencino, ma a quel punto ero semplicemente cencio, e questo soprannome sentito dire da tutti, dagli amici di famiglia, dai parenti, tutti mi chiamavano Cencio, Cencino. Anche gli amici in giro mi sentivano chiamare così, e anche loro iniziavano a chiamarmi così, e gli altri mi sentivano chiamare così, e tutti mi chiamavano così. Quindi capite proprio che anche il nome del canale io non l'ho scelto per caso, ok? Ho scelto il Cencio perché io sono il Cencio. La persona che voi vedete su YouTube è quella autentica, certo, con dei filtri. Ovviamente sono in pubblico, sto facendo un video che verrà visto da centinaia di persone a dir poco, quindi è ovvio che mi comporto
di conseguenza, no? Non è che mi stravacco sul divano e faccio i rutti, cosa che posso fare quando sono in casa da solo e non do fastidio a nessuno. Quando sono una persona educata, se sono in pubblico non lo faccio. Però sono io, sono autentico, non ci sono artefatti, non c'è nessuna recita, non c'è niente. E questa cosa, appunto, questa era una parentesi per spiegarvi questa difficoltà, questa cosa appunto va a rendere più difficile creare un video gradevole quando il cencio non è in ottima forma, cioè quando il cencio è arrabbiato, quando il cencio è stressato, quando il cencio è triste. E questa cosa si rispecchia, perché io non recito un personaggio, io sono me, quindi vi porterei un video dove io sono arrabbiato, dove io sono stressato, dove io sono triste, e sarebbe un video pessimo, vi giuro, un video che non sarebbe godibile. Quindi quando sono così, e questo è normale, capita nella vita di tutti i giorni avere questi stati d'animo, quando sono così semplicemente evito di farlo, perché so che quel video rimarrà lì e per anni verrà visto il video dove io sono incazzato, ho le palle girate, dove sono stressatissimo e tilto per ogni minima cosa, o dove sono triste e non riesco a combinare niente. Ora, se sentite il miagolio del gattino, io vi chiedo scusa, ma Margot ha fatto una cucciolata di 5 gattini e ce li ho tutti intorno, quindi quando qualcuno gli prende il ruzzo farà un po' di casino nei prossimi video, e di questo ne parliamo dopo. E questo è uno dei motivi per cui, come sempre, è saltato qualche giorno nella programmazione, ma nella prossima programmazione potrebbero esserci più buchi del normale, cioè nel senso, la programmazione probabilmente, molto probabilmente a dir la verità, non sarà regolare come voglio, quindi so benissimo di non riuscire a darvi, e ve lo dico fin da subito, di non riuscire a darvi con regolarità 2 video al giorno tutti i giorni della settimana, escluso il fine settimana. Perché questo? Perché la mia vita è peggiorata? No, delle due, da quando sono andato a abitare da solo la mia vita è nettamente migliorata, nettamente. Il problema è che prima avevo una fibra ottica, e la fibra ottica è una connessione via cavo, quindi una connessione estremamente stabile, una stabile e regolare. Adesso ho una ponte radio, quindi una connessione che, sebbene quando vuole è estremamente potente, perché veramente, ragazzi, quando dice di spingere sta connessione raggiungo la potenza di una fibra, proprio non esagero. Purtroppo però, non essendo via cavo, è soggetta a tutte le problematiche delle linee, come le possiamo chiamare, delle linee aeree non via cavo, ok? Quindi non è stabile. Questo vuol dire che a volte la linea va velocissima, a volte la linea va lentissima, e questa è una cosa da tenere di conto. Questo non è questione di 5 minuti, è questione a volte anche di ore, a volte di giornate intere, ok? In cui la linea mi va come un fulmine, in cui a volte la linea mi va lenta. Se la linea mi va lenta, non riesco a caricare video su YouTube, ok? Quindi magari ci sarà una giornata in cui non avrò la connessione per riuscire a darvi 2 video in un giorno e ve ne carico uno. Ci avrò una giornata in cui magari c'è brutto tempo e la linea salta. Se la linea salta, non riesco a caricarvi il video, capite? E ve lo carico il giorno dopo, perché a volte mi salta anche ogni 30 secondi. Può succedere quando c'è maltempo, quando c'è vento forte. Purtroppo è suscettibile a questi eventi climatici. Infatti quando c'è tipo diluvio, forte pioggia, temporali non ne parliamo, ma a volte anche il semplice vento molto forte disturba questa connessione e crea dei bassi sostanziali. E questo, purtroppo, io non ho nessun controllo in questa cosa, perché dipende dal tempo, dipende dal clima, dipende dal ripetitore, da quello che succede al ripetitore, quindi so bene, insomma, di non potervi garantire la stabilità che avevo prima. Però, ragazzi, meglio di così veramente qui non posso fare, fino a quando il comune non si deciderà a portare la fibra fino a qui, perché vi ripeto, sono 5 chilometri da qui alla città, è una cosa ridicola, non è che sono lontano, sono 5 chilometri, ma la fibra qui non arriva. Dovrebbe arrivare, ma i lavori procedono veramente a rilento, quindi non si sa davvero quando arriverà. Io spero che arrivi il prima possibile. In questa situazione, lo ripeto per l'ultima volta, so già da adesso, quindi vi avverto, di non riuscire
a darvi una stabilità. Quindi io farò quello che posso, no? Io farò il meglio per me possibile, però sappiatelo già che alcuni giorni che dovrebbero esserci due video ce ne saranno due, altri giorni invece ce ne saranno uno, altri giorni non ce ne saranno nessuno. Questo è completamente normale con questa linea, quindi se vi capita un mercoledì di non vedere nessun video, non allarmatevi perché subito la gente: no, oddio Cencio, cosa è successo? Sei morto? Oh mio Dio! No, è normale, probabilmente quel giorno o il giorno prima, più probabilmente, perché voi dovete calcolare che io vado a giorni prima. Il giorno prima c'era un temporale della Madonna, c'era brutto tempo, o semplicemente per qualche motivo la linea andava di merda e io non sono riuscito a caricarvi il secondo video, o addirittura non sono riuscito a caricarvi nessun video. Abbiate pazienza, come la linea come la linea torna alla normalità, io vi ricarico i video, ok? Questo è per avvertirvi prima di quello che già so succederà, perché nel mentre che voi non mi avete visto e sentito in questo tempo, io non solo ho bestemmiato con l'antenna, ma ho anche fatto un po' di test. Mi sono messo lì, ho caricato roba, ovviamente non in elenco, quindi non visibile a voi, sul canale, giusto per vedere come reagiva con i file di piccole dimensioni, con i file di grosse dimensioni. Ho provato ad utilizzare formati video diversi, quelli ottimi per lo streaming, quelli non ottimi per lo streaming, ho provato a fare live, ho provato a fare di tutto, e quindi ho già fatto un po' di test e i test sono stati estremamente incoerenti, nel senso che una volta era una figata pazzesca che dicevo wow, qui non si noterà nessuna differenza, posso fare come prima, altre volte mi veniva da piangere, da mettermi le mani nei capelli, perché dicevo con questa roba io non so come farò a caricare i video. Va a giorni, ok? Va a giorni, va a periodi, va a ore. Quindi vedremo un po', non aspettatevi una super continuità perché non ci può essere, quindi è tutto a posto, tranquilli, i video noi ce li vedremo lo stesso. Detto questo, con le serie, come vi dicevo, noi, ve l'ho detto all'inizio, ve lo ripeto adesso, andremo avanti con The Walking Dead e inizieremo con una nuova serie horror ad ottobre, ok? E qui voglio aprire un altro capitolo di questo podcast riguardante le serie horror che porto ad ottobre. Come abbiamo già detto e come saprete già, è tradizione in questo canale ad ottobre, il mese di Halloween, il mese dove insomma si è sempre più orientati sul tetro, sul dark, sull'horror, sulla paura, l'ho sempre trovata una cosa carina e divertente portare una serie horror. Ora c'è un problema, che questo canale è aperto da tanti anni, ok? E di serie horror ne abbiamo fatte tante. Io nel canale ho sempre cercato di tenere uno standard qualitativo per i videogiochi più alto possibile. Cioè non prendo il primo giochino che mi passa davanti e lo porto sul canale. Quando porto un videogioco sul canale è perché, tranne qualche rara eccezione, è perché l'ho già giocato, lo conosco, so che è non solo è un gran bel gioco, ma anche che ha qualcosa da dire. Sia dal punto di vista tecnico, vedi tipo Half-Life, è un gioco che per esempio ho portato, una serie che ho portato proprio per descriverne i pregi tecnici. La creazione di quel gioco ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi, quindi è un capitolo importante in cui se si è appassionati di videogiochi si deve conoscere Half-Life, ok? È come essere appassionati di letteratura e non conoscere Moby Dick, ok? Sono dei classici che vanno conosciuti se ci si definisce appassionati di quella forma d'arte, e io reputo a tutti gli effetti il videogioco una forma d'arte. Non tutti i videogiochi sono arte, assolutamente, il 90% sono pura immondizia, il 8% sono buoni videogiochi e solamente il 2% sono delle opere d'arte, ma ciò non toglie che il videogioco è una forma d'arte, perché lo stesso si può dire anche della musica, si può dire anche della cinematografia, si può dire anche della fotografia. Quindi qui si crea un problema, no? Se io ho creato uno standard nel canale in cui cerco di portare solamente videogiochi di una certa qualità, videogiochi di una certa importanza artistico-culturale, come vi ho già detto, questi sono solamente il 2% di tutti i videogiochi presenti nel panorama videoludico, pertanto questi videogiochi si esauriscono. Perché i bei giochi horror li ho praticamente fatti tutti. Non tutti, perché ancora ce ne sono, alcuni
belli che voglio portare, tra cui quello che vedrete questo ottobre. Ma ragazzi, cioè, si contano sulle dita di una mano, quelli rimasti. E secondo me non la riempiono manco tutta, sta mano. A 5 non ci arriviamo. E questo è un problema, perché questo porterà molto presto a non avere più dei buoni giochi horror da portare ogni ottobre. Questo accadrà, ragazzi, perché con sto ritmo ogni ottobre ne dobbiamo portare uno e non ne esce uno all'anno. Quindi sarà un problema, cioè sarà una tradizione che dovremo o abbandonare o modificare in qualche modo. Non so ancora come, perché non voglio fasciarmi la testa prima di essermela rotta, ma è una cosa a cui io ho già iniziato a pensare. Ho già iniziato a pensarci perché questa cosa, in maniera più blanda ovviamente, succede, sta già succedendo anche con le altre serie. Cioè, i gioconi finiscono, perché non ne esce uno ogni mese di giocone, non ne esce neanche uno ogni anno di giocone. E a forza di portarne 2, 3, 4 in un anno, li finisco. Vado più veloce di quello che escono. E questo è un problema che nel futuro ci dovremmo trovare ad affrontare. Quello degli horror si verificherà prima. Perché? Perché l'horror, come abbiamo già detto in vari episodi zero di videogiochi horror che ho portato, i videogiochi horror sono passati da essere uno dei generi di punta del panorama videoludico in generale ad essere un genere di nicchia, estremamente di nicchia, fino ad essere oggi un genere praticamente ignorato. Perché esce qualche horrorino in qua e là, molto sporadicamente, ma per lo più la maggioranza sono tutti indie di pessima qualità, ma pessima qualità, perché oggi vanno di moda gli horror, per esempio, alla Five Nights at Freddy's, a, che ne so, a Slenderman, Escape the House, non so se l'avete visto, tipo Granny, quegli horror lì che sono delle cacate colossali, nel senso che sono tutti basati sul jumpscare, che sono tutti basati sul nulla, non hanno una storia, non hanno una trama, non hanno una profondità, non c'è un'accuratezza dietro all'horror. E si vede benissimo che chi l'ha fatti non ha una competenza narrativa. Perché spesso non c'è nemmeno una narrativa in quei videogiochi, diciamocelo sinceramente. E questo per noi è un problema, perché quei giochi lì sul canale non ci vanno. Cioè, non hanno senso. O creo un altro format, creiamo una rubrica, volendo, dove facciamo vedere alla mo' di Zeb, per esempio, videogiochi horror di merda, che ne so, cose così, e allora abbiamo horror da metter lì, dove ci fanno due jumpscare, ci fanno paura, ma alla fin fine il succo è fuffa. O di horror non ce n'è, perché se ci pensate un po', l'ultimo, per esempio, survival horror, genere morto negli anni 90, morto con, alla fine, Resident Evil 3, perché già, per esempio, anche Resident Evil 4 è lì, è un buon gioco, ma non un buon survival horror. E da lì in poi, di grossi survival horror non ce ne sono stati, perché non ce ne sono stati più. L'ultimo uscito, che è Signalis, che è bellissimo, ragazzi, è uscito quando? L'anno scorso, massimo 2 anni fa, comunque è uscito ora di recente, Signalis, da un team indipendente. Quel cazzo di Signalis è bellissimo, ragazzi, è bellissimo, io l'ho comprato, me lo sono giocato, l'ho spolpato, l'ho finito la difficoltà massima, è bellissimo Signalis, è veramente bellissimo, ma ne è uscito uno in... Quando è uscito? L'ultimo bel Resident Evil, che era il 2 per me, ma diciamo il 3 era comunque ancora decente, poteva essere considerato un survival horror, ok? Si parla comunque, non erano gli anni 2000 se non sbaglio, o forse sì, Resident Evil 3 era i primi 2000, ora non mi ricordo, dove andare a guardare le date. Comunque capite che sono passati 20 anni, cioè in 20 anni non c'è stato un cazzo di survival horror, tranne Signalis, che è spuntato ora dal nulla, e credo che sia più unico che raro, cioè l'eccezione che conferma la regola. Non mi aspetto che il successo di Signalis, perché ha avuto un buon successo per essere un titolo indie di un genere morto e sepolto, non mi aspetto che faccia rifiorire il mondo dei survival horror. Lo spero, ma non mi aspetto che questo accada. Allo stesso modo, lasciamo perdere i survival horror, prendiamo anche gli horror normali in generale. Cosa abbiamo avuto di buono negli ultimi anni? Pochissimo, quasi niente. Abbiamo avuto Soma,
che è una figata pazzesca. Abbiamo avuto qualche anno prima Amnesia Machine for Pigs. Basta, eh. Cioè, di roba veramente eccelsa, basta. Perché poi ci sono stati dei buoni horrorini. C'era Cosoli, Remnant, la serie di Remnant non è male, Fear Anthology, pure quella non è male, ma non sono giochi alla Soma, non sono giochi alla Amnesia Machine for Pigs, non sono giochi alla Silent Hill, capite? Non sono quegli horror lì, di quella qualità lì, sono ok, ma niente di più. E questo è un problema. Perché sta succedendo questo con gli horror? Perché l'horror, come vi dicevo nei vecchi episodi zero di qualche horror, non mi ricordo in quale episodio zero ne ho parlato, se era di Amnesia Machine for Pigs o di Soma, non mi ricordo. Comunque, in qualche horror ne ho parlato. Il genere videoludico dell'horror è un genere problematico per le software house e soprattutto per i publisher. Perché il fatto che fa paura, normalmente il videogioco diverte, ok? È divertente, il divertimento è un'emozione positiva, la gente paga per avere emozioni positive, ok? L'horror genera paura oltre che divertimento. La paura è un'emozione così forte che spesso sovrasta completamente il divertimento. Quindi chi ha tanta paura, ma tanta, probabilmente non si diverte. Sono pochi quelli che si divertono pur avendo tanta paura. Io sono uno di quelli. Cioè, a me gli horror mi piacciono quando fanno paura. Anche se non fanno paurissima ed è un bel horror, una bella storia, mi piace lo stesso. Però se fa paurissima, io mi diverto. Mi cago sotto, ma mi diverto, capite? Non tutti la pensano così, cioè non tutti provano le stesse emozioni. La stragrande maggioranza delle persone, quando ha paura, e soprattutto quando ha molta paura, non si diverte, soffre, sta male, prova una forte sensazione di ansia che è sgradevole, capite? È proprio un qualcosa che si cerca di evitare, non di ricreare. Questo fa sì che la maggioranza delle persone, la maggioranza dei videogiocatori, non acquista i giochi horror perché sa che tanto non li riesce a giocare, perché inizia a giocarlo, c'ha paura, gli piglia l'ansia e non li gioca, e quindi la volta dopo non lo ricompra. Nel corso degli anni sempre meno persone hanno iniziato a comprare videogiochi horror. Questo comporta per le software house e i publisher che meno soldi entrano nelle casse. Fin quando si era nell'epoca PlayStation 1, in cui fare un videogioco costava in paragone odierno migliaia di euro, ok, si parlava di all'incirca robe, spese folli, erano sui 50.000, 100.000 euro per fare un videogioco. Quelle erano veramente spese folli, i costi erano più bassi. Ad oggi fare un videogioco costa diverse centinaia di migliaia di euro. Cioè, si parla che per fare un videogioco della qualità necessaria ad oggi, 100.000 euro sono spicci, spesso e volentieri. Quando prima era il non plus ultra incredibile, oggi sono veramente, sono bazzecole 100.000 euro per un videogioco. Questo ha cambiato il mercato videoludico, perché se prima un'azienda poteva permettersi di rischiare, come il Team Silent, per esempio, sappiamo tutti che Silent Hill è nato un po' per caso, no? Quel capolavoro che è stato Silent Hill non era programmato, cioè gli hanno detto toh, dovete fare sto gioco e poi vi licenziamo tutti, no, fate quel che vi pare, tirateci fuori un gioco prima e poi siete tutti licenziati perché qui non si va più avanti. Questi hanno tirato con quel poco di budget che avevano, hanno tirato fuori quel capolavoro, perché tanto non è che ci volesse più di tanto, no? Male che vada, non ci avevano perso molto. Quel gioco ha fatto il botto, ok? Te la rischi, te la puoi rischiare, perché 100.000 euro, che sembrano comunque tanti, sono comunque tanti, perché avelli 100.000 euro per me, sono comunque un investimento accettabile. Cioè, se va bene, ok, se va male, va male, però è una brutta botta per un'azienda 100.000 euro, ma non è che ti rovini te, i tuoi figlioli, i tuoi nipoti e tutti i tuoi parenti, come invece succede oggi. Oggi, se te la rischi con un videogioco, soprattutto AAA, che richiede spese folli, budget enormi, e ti va male, cioè quindi non ci rientri nelle spese, tu hai un debito enorme, ragazzi, enorme. E gli sviluppatori, ma soprattutto i publisher, questo rischio non lo vogliono correre, perché si rovinano. Cioè, uno chiude, sbagli un videogioco oggi e non sei
la Bethesda che ha supporti da ZeniMax e altre multinazionali gigantesche. Chiudi, subito chiudi. Addio te. Ti basta veramente un errore e hai chiuso. Questo fa sì che non c'è più il rischio che c'era prima nel panorama videoludico. Le aziende non rischiano più quanto rischiavano prima. E purtroppo il rischio è fondamentale per creare qualcosa di originale, per creare qualcosa di fuori dagli schemi che non si è mai visto prima. Si deve rischiare, perché andando nell'ignoto, tu non avendo mai fatto qualcosa del genere, non essendosi mai visto qualcosa del genere, tu non puoi sapere se piacerà, non puoi sapere se venderà, non puoi sapere se recupererà i soldi che ci hai investito. Quindi a tutti gli effetti è un rischio. Ma devi fare questo per tirar fuori un nuovo Silent Hill, devi fare questo per tirar fuori un nuovo Final Fantasy, capite? Devi rischiare, e oggi rischiare è troppo rischioso. Motivo per cui gli horror stanno andando a scomparire, perché oggi per fare un horror ci vogliono tanti soldi, e si sa benissimo, indagini di mercato e statistica, abbiamo i numeri, si sa benissimo che l'horror non vende quanto altri generi videoludici, e quindi pochissimi se la rischiano nel fare l'horror, solo alcuni aspettano il momento, affamare il pubblico, cioè lasciano questi periodi di vuoto assoluto in cui non esce un horror a pagarlo oro, proprio non ce ne sono, il pubblico, gli appassionati di horror si affamano, hanno voglia, hanno bisogno di un horror, perché tanto che non ne esce uno nuovo e tanto che non ne giocano uno, e pum, quando la software house gliene fa uscire uno mediocre, decente o comunque anche buono, tipo ottimo, tipo Soma, e tutto il pubblico affamato ci si fionda, e quindi si ha una maggior sicurezza in questo rischio. Ma questo lo si può fare una volta ogni mai, per capirsi, no? Non è una cosa che puoi fare spesso. Motivo per cui gli horror sono sempre di meno, motivo per cui gli horror buoni sono sempre di meno, motivo per cui diventerà un casino portarli sul canale. Quindi questo, come dicevo prima, è un problema che nel futuro prossimo mi dovrò trovare ad affrontare, e in qualche modo lo dovrò risolvere. No, ripeto, non so ancora cosa fare, non so ancora che decisione prendere, perché non mi piace fasciarmi la testa prima della... Cioè, io sono uno che sta lì a pensare troppo, io sono uno di quelli che pensano troppo, ci penso troppo alle cose, sono sempre lì che mi faccio mille seghe mentali, mi faccio mille ansie e paranoie, però cerco appunto di limitare questo mio comportamento, questa mia sfaccettatura caratteriale, e cerco quando possibile appunto di non fasciarmi la testa prima di essermela rotta, ovvero di non cercare di risolvere problemi che ancora non si sono presentati. Però è innegabile che bisogna pensarci, perché una soluzione qua va trovata. Vedremo. Tutto questo discorso già per cominciare ad avvertirvi, per cominciare a prepararvi di queste cose che inevitabilmente succederanno, perché non mi aspetto assolutamente un cambiamento in meglio nel mercato videoludico, nel senso, qui abbiamo preso una direzione che si va verso quella direzione, ok? O si fa il botto totale, si riparte da capo, e per un periodo ci avevo quasi creduto, quando c'è stato il boom degli indie e si è cominciato a vedere un'involuzione tecnica del videogioco, ho sperato che fosse un enorme reset, che si ripartisse, ma in realtà questo è successo solo nel panorama indie, che è comunque un'ottima cosa, è una cosa positiva e bisogna esserne felici. Ma come avete potuto vedere, il mercato AAA proprio non è stato praticamente toccato da questo evento, cioè continua per la sua strada. Esce il nuovo gioco Bethesda, Starfield, che mi ha fatto schifo di brutto, perché non lo vedrete mai sul canale, quello non va azzardate manco a chiedermi Starfield, perché proprio vi giuro, ma che cacata. E esce quel gioco lì, Cristo, con una 4070 non lo tiri, ragazzi, a 4070 costa più di 1000 euro quella scheda video, capite? Da quanto bisogna fare i gioconi spintoni col graficone, che poi non ce ne frega un cazzo a nessuno del graficone, non è quello che fa il videogioco, però ormai si sa che l'allocco, l'ignorante nel videogioco cosa cerca? Il graficone, perché è stupido, è stupido e ignorante, la prima cosa che vede cos'è? Il graficone, vede le texture ad alta risoluzione, guarda che grafica, sembra vero, cioè quella è proprio una roba da deficienti, ma purtroppo i deficienti sono la maggioranza nel mondo, quindi comandano loro,
e di conseguenza i videogiochi vengono fatti per i deficienti, no? Tu fai una roba tipo, appunto, ora prendo per esempio Starfield, che è l'ultimo uscito, che è proprio un esempio concreto di sta roba qua, in cui il gameplay è un copia e incolla di quello che abbiamo visto negli ultimi 20 anni, riciclato all'inverosimile, con il graficone Ale, successo immediato. Per fortuna roba come Baldur's Gate 3 escono con un gameplay della Madonna, con delle idee della Madonna, strepitoso dal punto di vista tecnico, con una buona grafica, senza bisogno di avere il graficone, e fanno il botto. Per fortuna ci sono ancora questi videogiochi che dimostrano che si può fare diversamente, che c'è ancora qualche neurone vivo nel mondo. Ma però la maggioranza è così, quindi non mi aspetto che le cose cambino a breve. Anche qui speriamo che cambino, ma non mi aspetto che cambino a breve. Quindi in qualche modo affronteremo anche questo problema qua. Detto questo, ho intenzione, è da un po' che ci penso, anche questo ve lo dico qui, così diciamo che qui facciamo un mega riassuntone di tutto quello che succederà d'ora in avanti. È da un po' di tempo, come avete visto, che l'ho già fatto una volta, che sto pensando di fare dei remake di alcune mie serie. Sono pochissime, non preoccupatevi. Ci sto pensando e mi scoccia a farli, perché so che alla fine la maggioranza di voi, quelli che seguono sto canale qua, sono persone affezionate proprio al canale, quindi le serie se le sono viste un po' tutte, anche quelle vecchie magari, no? E quindi rifare da capo una serie mi scoccia, perché non porto nulla di nuovo nel canale, semplicemente rifarla meglio. Però siamo sinceri, ci sono delle serie nel canale, quelle vecchie, 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 che per mio giudizio personale non si possono vedere, perché ero estremamente, come successe con Amnesia Machine for Pigs, che è il remake che ho fatto nel canale, che ho rifatto la serie, perché ero inesperto quando le ho fatte, erano le prime serie che ho fatto, ero estremamente inesperto e estremamente incapace sotto tutti i punti di vista, sia nella registrazione video, non avevo competenza, ma proprio zero, niente, nulla, non che ora sia un professionista, però ne so, in tutti questi anni ho imparato un bel po' di roba in più, avevo un'attrezzatura, che dire schifosa era dire poco, perché mi ricordo che addirittura registravo all'inizio con il microfono, quello delle cuffie da gaming, avete presente il microfono, il pispolino che esce dalle cuffie e ti va davanti alla bocca, che aveva una qualità che tipo manco, porca miseria, il Motorola, il Siemens C12 del 1992 aveva quella qualità audio lì, cioè uno schifo pazzesco. Ci sono quindi un paio di serie che vorrei fare il remake. Per la precisione, il remake assoluto vorrei rifarlo di Brothers, che è stata, se non sbaglio, la seconda serie che ho portato nel canale, perché la prima in assoluto fu Amnesia Machine for Pigs, di cui ho fatto il remake perché non si poteva vedere. La seconda serie che portai fu Brothers, e anche quella soffre di tanti problemi tecnici, che mea culpa, mea grandissima culpa, che vorrei rifare, perché Brothers è un gioco della Madonna, è una figata pazzesca e vorrei assolutamente rifarla, e vorrei rifare in realtà anche The Vanishing of Ethan Carter, che fu la serie a cavallo in cui comprai il microfono con cui vi sto parlando adesso. Pensate quanti anni che mi sta durando questo microfono della Madonna, che è un Blue Yeti di quelli di vecchia generazione, però prima dell'avvento di Logitech, perché adesso l'azienda che fa i Blue Yeti è stata comprata da Logitech, la Blue, insomma, è stata comprata da Logitech, quindi fa parte di Logitech, e è un po' cambiata la faccenda, leggermente cambiata la faccenda. Questo è un vecchio Yeti di vecchia generazione, è uno spettacolo di microfono, lo pagai non sproposito, perché, vabbè, non sproposito, lo pagai, mi ricordo, ai tempi 170-180 euro, ma veramente soldi spesi benissimo, perché mi è durato tutti questi anni, si parla di quasi di 10 anni saranno quasi oramai, saranno 8 anni tutti, 8-9 anni saranno che ce l'ho. E microfono strepitoso, e insomma lo acquistai a metà, mi pare, della serie di The Vanishing of Ethan Carter, quindi metà serie è col Siemens C18 Motorola dei Flintstones, e l'altra metà invece è con questo microfono qua, e questa cosa mi tilta tantissimo. Inoltre anche io ero più incapace, ero più inesperto,
e vorrei rifarle meglio. Sono a 720p con un bitrate bassissimo, quindi una qualità video veramente inaccettabile per oggi. Insomma, la vorrei rifare. Vorrei rifare queste due serie almeno. Inoltre ci sono due serie che sostanzialmente avete già visto, ma che io voglio fare per bene, che non è proprio un remake della serie, perché voi avete visto le blind run di queste serie. Se siete stati attenti avrete notato che già da un po' di tempo, scrissi anche l'annuncio nella sezione community, però magari la gente non lo vede, se siete stati attenti già da un po' di tempo io ho suddiviso il mio canale, ho cambiato la suddivisione in sezioni del canale, e avete notato che le blind run stanno tutte in un ghetto, tutto loro. Perché? Perché io non voglio fare blind run nel mio canale, cioè nel senso, non è che non voglio fare blind run, non è sulle blind run che mi baso, non sono la cosa che mi importa, ecco. Il fulcro, il focus, l'obiettivo primario del mio canale sono le serie, quelle che io ho già giocato, quelle che io conosco e quelle di cui posso parlare e spiegare bene, cosa che in una blind run non si può fare, cioè proprio una cosa diversa. La blind run tu sei proprio alla cieca, non ne sai niente, di conseguenza vai e lì per lì ti godi il gioco come viene, poi puoi fare presupposizioni mentre giochi, puoi fare puoi fare congetture, ma non puoi assolutamente fare i ragionamenti, non puoi fare le ricerche che faccio io prima di portare una serie normale. Quindi, insomma, le blind run sono spostate tutte in una categoria a sé stante, sono considerate delle serie non ufficiali del canale, che faccio così tanto per, più che altro quando mi va, no? Perché c'è un gioco che mi interessa, per qualche motivo mi va di farci una blind run, ce la faccio. Ma quella non è una serie ufficiale. Alcuni dei videogiochi che ho portato in blind run si sono rivelati essere più belli del previsto e quindi, secondo me, bisognosi di una serie di quelle ufficiali, ok? Con una ricerchina e soprattutto con un gameplay consapevole, ovvero in cui gioco già sapendo un minimo dove si andrà a parare. Perché sapete bene che anche nelle serie io ho questa caratteristica che ho la memoria che non è proprio eccellente e quindi mi ricordo ma non mi ricordo, e questa cosa in realtà per me è una fortuna nel mondo dei videogiochi, perché mi ricordo le cose importanti che mi devo ricordare, però comunque vada non mi ricordo tutto, quindi per esempio nel gameplay non mi ricordo come si solvono gli enigmi, non mi ricordo quando succedono determinate cose, no? E quindi è un misto anche tra una blind run e una run consapevole, e questa cosa è molto figa e permette di fare discorsi che prima non si facevano, permette di giocare in una maniera che prima non si faceva, e questa è la cosa su cui io mi concentro nel canale, questo è quello che voglio io nel canale principalmente, e quindi secondo me ci sono un paio di titoli che io ho bisogno proprio fisico personale di portare per bene, non in blind run. I due sono Soma, che l'avete visto in blind run, e Outer Wilds, anche quello l'avete visto in blind run, e io quei due giochi lì, Soma e Outer Wilds, sono state due blind run così belle, ma così belle e inaspettate, perché io ovviamente se decido di portare il gioco sul canale è perché qualcosa mi fa credere che il gioco sia buono, ok? Ma non avendone la conoscenza piena non vuol dire che ci ho preso che il gioco sia buono. Magari è una schifezza, magari è buono. In alcuni casi, come Soma e Outer Wilds, il gioco non è buono, è strepitoso, perché quei due giochi si sono rivelati essere delle bellezze incredibili. Quei due giochi lì io devo assolutamente portarli in una serie normale, quindi ho intenzione di rifare queste due serie. Ho intenzione di rifare Soma, ho intenzione di rifare Outer Wilds e non portarli in blind run come li abbiamo visti, ma riportarli in maniera un po' più seria. Questo avrà maggiormente effetto su Outer Wilds, perché Soma alla fine è un gioco che si presta molto bene alla blind run, ok? Infatti ero molto indeciso se metterlo nelle serie da rifare, perché veramente in blind run ci sta proprio bene. Però era appena uscito quando portai Soma, io veramente lo portai o il giorno dopo, due giorni dopo la sua uscita, e soffriva di problemi tecnici enormi. Avevo tipo 15 fps mentre giocavo,
era un po' così, poi posso fare di meglio adesso con l'illuminazione, ho imparato grandi cose, quindi quella è un'altra serie che vi prendo e ve la miglioro a livello tecnico, e in più ne approfittiamo per fare anche qualcosa che non è una blind run. Mentre Outer Wilds invece ho da dire, io di Outer Wilds ho da dire tantissimo, perché voi avete visto la mia blind run, ma io non ho finito lì di giocare. Io ho finito la mia blind run là dove l'avete guardata, ecco i gatti che fanno il putiferio, ho finito la mia blind run, non riesco più a parlare, lì, e poi ho continuato a giocare e io ho completato il gioco al 100%, incluso il DLC, mi sono preso tutti gli achievement, ho fatto tutto quello che si può fare in quel gioco, ma tutto, incluso completare al 100% il database dell'astronave con ogni singola scoperta, ogni singolo dialogo, tutto, tutto, tutto. Io ho amato Outer Wilds più di quanto voi possiate immaginare e di quanto non abbiate visto su quella serie, perché quando sei in una blind run l'avete visto che il gioco mi piaceva da matti, però ci si va sempre cauti perché il Fallout 4 di turno, che si rivela poi essere una schifezza colossale, è sempre dietro l'angolo, e quindi ci sono andato coi piedi di piombo, ma in realtà ho amato profondamente Outer Wilds e ho da dire tante di quelle cose di quel gioco che voi non vi immaginate, tante cose che ho capito solo dopo aver giocato il DLC, solo dopo aver finito il gioco al 100%. Ho capito dei messaggi bellissimi in quel videogioco, bellissimi, ma davvero bellissimi, si vede da base, non è inutile che ve ne parlo ora, ne parleremo nella serie che rifarò assolutamente, quindi questa sarà una seriona lunga e impegnativa che occuperà tanto tempo, devo dire, veramente tanto tempo, e quindi queste serie le voglio rifare assolutamente. C'è anche Sekiro in forze, perché Sekiro è veramente un bel gioco, molto più bello anche lì di quello che mi aspettassi. Io l'ho portato in blind run, ma secondo me anche quello è un gioco che merita, come praticamente quasi tutti i giochi From Software, merita una serie seria, e quindi sono in dubbio se portare Sekiro o no, in futuro vedremo, perché comunque vada, di giochi From Software c'è già chi li tratta ampiamente, sono conosciutissimi, ci sono mille persone che ci fanno i video su YouTube, quindi boh, non lo so se c'è bisogno del mio contributo sinceramente, e quindi vedremo, mettiamola così, Sekiro è in forze, vedremo. Sicuro al 100% voglio rifare Outer Wilds e Soma, queste due serie le rivedrete per motivi di gameplay, mentre invece per motivi tecnici voglio rifare The Vanishing of Ethan Carter e Brothers, perché sono due giochi della Madonna che meritano un'ottima risoluzione, meritano una buona qualità video e meritano soprattutto una buona qualità audio. Quindi anche quelli li rifarò. Non li rifarò adesso, perché? Perché già voi siete stati fermi senza video quanto? Metà anno, 6 mesi, cavolo, siete stati fermi, forse anche più, non ho fatto il conto, ma insomma tantissimi mesi siete stati senza video. Non mi sembra carino, intelligente e giusto ricominciare con nuovi video facendovi video che avete già visto, no? Quello lo farò un po' più avanti, prima vi do un po' di polpa, vi do qualcosa da sgranocchiare che non avete visto di nuovo da spolpare, quindi ricontinueremo con The Walking Dead, inizieremo una nuova serie horror, inizierò un altro paio di serie dopo di queste nuove, di videogiochi nuovi che non avete ancora visto nel canale, e poi magari dopo nel 2024 inizio qualcosa. Faccio qualche remake, ne faccio un po' per volta, magari prima faccio, che ne so, Brothers, poi faccio qualche altro gioco nuovo, poi faccio The Vanishing of Ethan Carter, qualche altro gioco nuovo, rifaccio Soma, qualche altro gioco nuovo, rifaccio Outer Wilds per esempio, in modo da dare anche tempo, perché Outer Wilds l'avete visto da non molto, mi sembra stupido rifarlo adesso, faccio prima tanta altra roba, tanto con i miei tempi, con le mie problematiche, con i miei intervalli di nulla, no gattino, non mi mangiare il cavo delle cuffie per favore, passerà un sacco di tempo, in quel sacco di tempo secondo me ci sta anche di rivedersi una nuova serie di Outer Wilds fatta per bene, con cognizione di causa, dove posso farvi vedere la delicatezza che hanno avuto quegli sviluppatori, che io non ho parole, veramente di una bellezza assoluta. E quindi questo è quanto, si ritorna in carreggiata, si ricomincia a fare video e voi
e questo è quello che farò nel breve termine. Voi direte: Cencio, ma quando ricominci? Prestissimo. Io pianifico già di ricominciare questa settimana. Io vi sto registrando questo video oggi, che è lunedì, lo vedrete domani, lo vedrete di martedì 26 settembre, se la linea lo permette. Attenzione, perché qui l'ho detto, magari ora viene il diluvio per due giorni filati e non riesco a caricarlo. Se tutto va bene, lo vedrete domani 26 settembre. E conto da lì in poi, nel giro di giovedì, venerdì, massimo settimana prossima, di ricominciare. Anzi, guarda, mettiamo le mani avanti. Io vi pubblico questo podcast questa settimana qui. Quindi che lo vediate domani, martedì, o lo vediate mercoledì, o giovedì, o venerdì, dipende dal tempo, non importa. Io vi pubblico questo podcast questa settimana. La settimana dopo voi avrete video, promesso. Poi dalla prossima settimana, di quando io registro ora, avrete video, sperando che non mi casca un meteorite nell'antenna, ovviamente, perché quello ci posso fare niente. Ma in condizioni normali ricominciamo subito, quindi per intenderci, fatemi vedere il bellissimo calendario. Ah, ma tu guarda, si dà il caso che io ho aperto il calendario e questa settimana è la settimana in cui inizierà ottobre, perché domenica è il primo ottobre, quindi già settimana prossima ricominceremo con due serie proprio a cannone. Ricominceremo con The Walking Dead e la nuova serie horror, che non vi dico qual è, sarà una sorpresa, la vedrete. Sarà una serie che probabilmente in molti non conoscerete, perché è un horror veramente bello, veramente originale, relativamente nuovo, perché è in circolo da qualche anno, ma è di ultima generazione, insomma non è roba d'epoca PS1, PS2 come Silent Hill, Resident Evil, ma è veramente un gran bell'horror, soprattutto incredibilmente originale. Quindi non vedo l'ora di portarlo. Il gameplay non è facile, quindi giocarlo sarà un bel patema per me, ma sarà una figata. Sono sicuro che ci divertiremo tantissimo, soprattutto ci spaventeremo tantissimo, perché quel gioco non sembra, ma fa paura, e comunque ed è una figata, quindi non vedo l'ora. Godetevi insomma questo podcastone da un'ora. E noi ci vediamo settimana prossima con finalmente la ripresa delle pubblicazioni. Siete dei grandi per essere ancora qui nel canale. Io veramente, lo dico sinceramente, provo affetto per tutti voi. Vi voglio davvero bene, perché ormai in tutti questi anni si è creato un rapporto veramente bello con voi, anche se non vi conosco, non so come vi chiamate, non so quanti anni avete. A parte qualcuno che ormai sono gli assidui nel canale, che vedo da una vita, è proprio bello essere ancora qui, e spero che questa cosa non finisca mai. Finché sarò in vita, io spero di mantenere aperto questo canale, perché non lo so, il rapporto che ho con voi, il tempo che passiamo insieme, è un qualcosa che mi piace proprio tanto, e vi giuro, vi voglio bene. Siete un'entità a cui voglio bene, sinceramente, è proprio un qualcosa di bello. E spero che vada avanti. Grazie ancora a tutti per essere qui, malgrado le attese, i buchi di niente. Grazie ancora a tutti i Patreon per aver permesso a questa avventura di andare avanti, perché senza di voi, lo ripeto per l'ennesima volta, non ce l'avrei mai fatta, dico sul serio, grazie di cuore. E non posso fare altro per sdebitarmi che riempirvi di video, e farò del mio meglio, ve lo prometto, per riempirvi di video a più non posso, problemi di vita permettendo e scarsità di bei videogiochi permettendo. In tal caso inizieremo a inventarci qualche format nuovo in cui, per qualche motivo, parleremo di videogiochi poi non così tanto belli. Vedremo poi. Un bacione, un abbraccione, a molto 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 presto.